Ogni anno, come parlamentari europei e africani liberaldemocratici, ci ritroviamo per affrontare un tema che è sempre difficile. Siamo andati in Ruanda a parlare di giustizia insieme anche a deputati del Congo e del resto della regione, un tema estremamente controverso. L'anno scorso a Bujumbura, in Burundi, a parlare di riconciliazione e condivisione del potere in un paese che ha conosciuto delle lacerazioni profonde. E oggi qui a Gibuti a parlare di Corno d'Africa, appunto. È questo un appuntamento annuale dell'organizzazione ALDEPAC, di cui sono copresidente da parte europea, che mette insieme su una base organica, su una base permanente, strutturale, parlamentari eletti, quindi dei cittadini africani e dei cittadini europei. 3 giorni di discussioni intense a Gibuti, che non è un posto turistico dove si va in vacanza, ma è un posto come dire, posizionato nella fossa dei leoni, all'interno e al centro di questa regione dell'Africa, il Corno d'Africa, che è una delle più disgraziate. Probabilmente oggi è il cuore di tenebra dell'Africa. A nord c'è l'Eritrea, che è un paese sempre più dittatoriale, da dove tantissimi giovani, tantissime famiglie scappano, contribuendo ai flussi migratori che poi arrivano sulle coste del Mediterraneo, a volte non riescono a passare nel Mediterraneo, rimangono ostaggio del Sinai dai trafficanti, come è accaduto recentemente. E dall'altra parte, a sud, la Somalia, un paese che ormai è quasi dimenticato, dove non c'è Stato, ci sono 3 entità territoriali distinte, c'è un fortissimo movimento di terrorismo integralista nel nome di Al-Shabaab, c'è una situazione di costante degrado, di violenza, di stupri di massa delle donne, di assenza di accesso ai servizi di base, l'acqua, l'educazione, i servizi sanitari. È importante essere qua, come abbiamo fatto insieme a circa una 30ina di colleghi africani da diversi paesi del continente, tutti di ispirazione liberaldemocratica e 7 parlamentari europei, per ragionare su quelle che sono le prospettive di pace, di sviluppo, di sicurezza per questa regione che è dimenticata. Abbiamo visto quello che l'operazione Atalanta, che è un'operazione dell'Unione Europea attraverso le marine militari dei nostri paesi, sta compiendo per garantire la sicurezza di questo mare dagli attacchi dei pirati somali. È un'operazione complessa, estremamente impegnativa dal punto di vista logistico, militare, dell'intelligence, dal punto di vista delle risorse finanziarie che sono impiegate. Vorremmo vedere, e sicuramente sosteniamo questa iniziativa, però vorremmo vedere un'iniziativa di questo genere a livello politico, diplomatico e umanitario a favore delle popolazioni. Quindi è giusto proteggere le rotte marine, la loro interruzione sarebbe una catastrofe per tutta l'Africa e non soltanto per gli interessi occidentali, ma è ancora più importante riporre all'attenzione della comunità internazionale quello che accade in Somalia, quello che accade in Eritrea, per cercare di arrivare a delle soluzioni che devono essere innovatrici. Abbiamo adesso un faro, una piccola ma reale speranza con il referendum che sta dando l'indipendenza alla parte meridionale del Sudan. Io penso che la creazione di un nuovo Stato nella parte meridionale del Sudan potrà creare un effetto di emulazione anche in alcune parti della Somalia, per dimostrare che anche dopo decenni e decenni, tanto è durata la crisi del Sudan, di crisi, di conflitto, di guerra, si può comunque arrivare a una soluzione, si può arrivare a una fine del tunnel. Se sta accadendo per il sud del Sudan, può accadere anche per la Somalia. È una speranza che deve diventare propria dei cittadini della Somalia, che sono assolutamente disperati, ma è anche un esempio che deve dare forza di volontà a noi europei, per non abbandonare questa terra.